Adesso, vi invito a fare anche un applauso al service che sta allestendo il palco, che sono qua, si impegnano per questa bella manifestazione. Adesso vorrei presentarvi, adesso ci sarà una esibizione fuori concorso, l'esibizione del coro Voce nelle mani di Maerne di Martellago, Venezia. Il coro Voce nelle mani è un coro un po' speciale, si compone di bambini e ragazzi dai 5 anni in su e l'obiettivo primario che si pone è l'inclusione. Il coro utilizza molti strumenti e molte attività perché i bambini possano confrontarsi tra loro in un clima di condivisione e di apertura reciproca. Il coro è seguito nelle sue attività da una maestra di coro, da educatori e da volontari. Chiamo quindi la maestra del coro Voce nelle mani, Roberta Rebesco, che deve leggerci qualcosa. Buonasera a tutti, ci presentiamo giusto un po' così ci conoscete. Il coro Voce nelle mani è un grande progetto, è un gruppo di bambini e di ragazzi che condividono tante passioni, tra le quali ovviamente la musica e il canto. Siamo un gruppo eterogeneo, accogliamo al nostro interno, vedrete, età diverse, diverse competenze e diverse provenienze. L'essere coro è ciò che ci unisce. Riusciamo così ad abbattere tutte le barriere e creiamo per certi versi una magia che in altri contesti è difficile osservare. Tutti i bambini all'interno del coro trovano un luogo stimolante nel quale abbassare le difese e partecipare con tutto il corpo e con tutto il cuore. È così che la disabilità diventa risorsa e permette ad ognuno di noi di avvicinarsi all'altro sempre in modo diverso e unico. Il nostro modo di cantare è un po' particolare, lo vedrete, si compone di voce e di movimento attraverso l'uso della lingua dei segni che ci unisce e ci permette di condividere appieno le canzoni che interpretiamo. Questa sera vi presenteremo 4 brani che abbiamo scelto per il loro significato. Parlano di speranze, parlano di amicizie, che sono poi il fondamento di ogni relazione umana nei bambini, ma anche negli adulti. Parlano di sogni, come quello che ognuno di noi e ognuno di questi bambini ha. Ascolterete anche la nostra canzone, che ci accompagna sempre e ci descrive in maniera abbastanza fedele. Ogni performance per noi è un salto nel vuoto. Noi non siamo professionisti e per alcuni dei nostri ragazzi non è facile salire su questo palco, so che capirete se accadranno cose e premierete il nostro coraggio nello stare davanti a voi. Speriamo che questo piccolo intermezzo sia di vostro gradimento e che possiate gioirne assieme a noi. Grazie Roberta Rebesco. Il coro, Voce nelle mani. Okay.
Con quest'ultimo brano vi salutiamo, è un brano caratterizzato dall'allegria che in qualche modo ci contraddistingue. Speriamo di esservi piaciuti, speriamo che abbiate goduto con noi di questo piccolo momento. Ci trovate su Facebook per seguire un po' tutte le nostre vicende, alla pagina Coro Voce nelle Mani. E se qualcuno di voi o qualcuno che conoscete per caso trovasse il nostro modo di fare coro interessante, noi siamo sempre disponibili ad accogliere nuovi membri. Grazie. Poco a capire, io sono così e tu come me, le mani, la bocca, la faccia, un cuore che batte. Noi siamo così, noi tutti così, il naso, le orecchie. E voi il cuore ce l'avete fatto battere, sono stati bravissimi e ci avete emozionato, ma veramente bravissimi. Io vorrei anche nominarli, posso? Bene, allora ringraziamo innanzitutto i volontari che sono Irene, Greta, Stefania, Thomas e Clara, che è da qualche parte dietro si le quinte, che si nasconde ed è meravigliosa. E adesso arriviamo ai ragazzi, che sono Mattia, Amelie, Linda, Raffa, Darà, Giorgia, Nicole, Alessio, Sole, Matteo, Grace, Carlotta e Mattia. Ne ho dimenticato qualcuno? Ci siete tutti?
e sono stati bravissimi. E questo, scusa, c'è un fortissimo entusiasmo e tantissima emozione perché ve lo meritate, è tutto vostro questo applauso. Grazie. È giusto che vi prendiate l'applauso, avete lavorato tanto e siete stati bravissimi. Un po' difficile. Perché questi ragazzi si armonizzano, perché tra di loro veramente diventano un tutt'uno. E questo è proprio un esempio di inclusione, di scambio, armonizzate, ci avete insegnato un sacco di cose questa sera, siete stati bravissimi e noi vogliamo risentirvi anche l'anno prossimo. Sì. E io vi voglio risentire, vi verrò a trovare, ditemi dove siete così vi vengo a trovare. Bravissimi, un grandissimo applauso, ma non è finita. Chiamo sul palco Barbara, per un gentile omaggio ovviamente, consegniamo alla maestra, ma è per tutto il coro. E grazie per essere stati con noi, averci regalato questo momento veramente bello. E grazie per quello che fate, grazie da parte nostra e grazie a voi per averci regalato delle bellissime canzoni e una bellissima esibizione. Bravi, bravi, bravi. E noi lo facciamo a voi. Grazie. Grazie mille. Grazie. Oh, che bello. Grazie. Grazie. Si impara sempre qualcosa. Perfetto. Che forti. Tra l'altro già quest'estate in tour c'era stato un cantante che portava un pezzo con il linguaggio dei segni, molto interessante. Ma continuiamo questo proprio è un linguaggio, questo è un linguaggio universale, il linguaggio del cuore che dovremmo veramente seguire tutti e non è retorica. Sento gli applausi anche dal backstage dei ragazzi. Giusto, è giustissimo. Presentiamo la prossima. Sì.